avevo visto due nomi maschili, quindi non sì, ricordo. No, esatto, a collegare, ma c'è uno detto che era il 14 e lui per oggi aveva già un impegno, quindi ho... Ah, anche te mi hanno detto il 14. Ah. Ok, così è acceso. Così. Cominciamo. Prego. Prendo. Allora, buongiorno a tutti, cominciamo, visto che siamo già in leggero ritardo. Come vedete c'è stata una piccola variazione di programma perché Marco Nebbiolo, che è un giornalista di Narcomafie, non è potuto essere presente, lo sostituisco io, che sono il direttore del giornale, quindi spero di essere, diciamo, all'altezza del compito. Questo workshop, come avete visto dal programma, semplicemente sarà una, diciamo, riflessione su quale antimafia è oggi possibile. Abbiamo ascoltato tutti, diciamo, la lezione magistrale di Fabio Armao, a cui ho appena dato una notizia, cioè che lui è stato, senza saperlo, mio professore 12 anni fa. Grazie a lui io ho conosciuto Narcomafia e da lì, diciamo, ho iniziato a lavorare per questo giornale. Diciamo, di fronte a un quadro complesso come quello che è stato presentato questa mattina, in una lezione che veramente è riuscita a comprendere, a toccare tutti i nodi essenziali sul fatto di che cosa sono le mafie, no? Io tante volte, quando vado a parlare magari nelle scuole, no? Quindi non a livello universitario, ma nelle scuole, esordisco dicendo: sì, la mafia non esiste, è vero che non esiste la mafia, esistono le mafie, esistono le organizzazioni criminali, e quindi bisogna sapere di che cosa stiamo parlando, perché discorsi, diciamo, vaghi, campati in aria, purtroppo non aiutano né a comprendere il fenomeno e tantomeno, diciamo così, a sconfiggerlo. Questa mattina invece abbiamo avuto una lezione in cui è stato spiegato chiaramente come questi gruppi siano organizzati e strutturati a diverso livello, no? Abbiamo visto come ci possono essere delle organizzazioni come quella tradizionale di Cosa Nostra, molto verticistica e molto ben strutturate, fino a gruppi, diciamo, più sciolti, più comunque elastici, che appunto, diciamo, restano organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma di natura diversa. Quindi, di fronte a questo, che cosa possiamo fare? Io ovviamente parlo come giornalista, lavoro per un giornale che è abbastanza unico nel suo genere, perché è un giornale, adesso ve lo faccio anche vedere questo, si chiama Narcomafie, abbiamo anche un sito, narcomafie.it, quindi se volete vedere poi nel dettaglio che cosa facciamo lì avete accesso ai nostri archivi. È un giornale che ha una nascita, diciamo, molto particolare. Nasce nel 1993, all'indomani delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, in cui Falcone e Borsellino persero la vita, ed è un giornale che è nato per un motivo, diciamo, molto semplice. Sostanzialmente nasce perché si era proprio sentito, diciamo, un vuoto di informazione sul tema. Le mafie storicamente, non so se qualcuno di voi ha mai appunto fatto dei seminari così di studio, ma io stessa all'università, non sapendo proprio nulla, diciamo, del fenomeno, semplicemente analizzando i giornali, quindi come studente assolutamente, no, diciamo, vergine del tema, mi ero accorta come il tema fosse sempre stato affrontato in maniera assolutamente sporadica e assolutamente, come dire, all'inseguimento della cronaca, per cui se c'era l'omicidio eccellente c'era l'articolo, se c'era l'episodio di Folklore c'era l'articolo, ma anche a metterli tutti in fila questi articoli non permettevano di comprendere l'entità del fenomeno, per cui appunto all'interno del gruppo Abele, perché questo giornale è fatto a Torino, no? Ma ancora oggi tanti chiamano in redazione e mi dicono: ma dove siete? A Palermo? Io rispondo: no, hai fatto 011, siamo a Torino, però molti, diciamo, continuano a credere che la nostra sede sia a Palermo. Quindi all'interno del gruppo Abele viene fatta questa, diciamo, questa riflessione, quindi nasce questo giornale. Quindi l'esigenza era quella appunto di un'informazione continuativa e puntuale. Cosa che non è stata facile negli anni, proprio perché un conto è parlare di mafia quando appunto c'è la grande strage, quando c'è il fatto che colpisce e quindi
come dire, il lettore può essere anche interessato. Altro conto è parlare della mafia, specie nei termini in cui bisogna parlarne oggi, che sono soprattutto termini, diciamo, specie per quanto riguarda l'Italia, di natura prettamente economica. Quindi sono discorsi molto spesso, diciamo, noiosi, discorsi che negli anni purtroppo sono anche magari stati affrontati con un taglio, diciamo, non adatto in questo senso, diciamo, Roberto Saviano, per citare, diciamo, un personaggio noto a tutti, ha veramente cambiato il modo di parlare della mafia. Io ho sentito appunto tanti colleghi giornalisti, magari un po' critici, un po' scettici, che dicevano: ma le cose che ha detto Saviano le sapevamo già tutti. Dico: sì, è vero, le sapevamo noi addetti ai lavori, ma lui è riuscito a trovare un linguaggio per fare capire come effettivamente, come dire, le mafie ci toccano, no? E questo, diciamo, è lo sforzo che noi abbiamo sempre cercato di fare, perché, come dire, non, l'approccio, come dire, semplicemente da cultore della materia, no? Per usare un'espressione così un po' tecnica, va ad esaurirsi. Invece quello che bisogna capire è che oggi, appunto, come ha detto benissimo il professor Armao, no? Cioè, gli stati nazionali sono preoccupati del terrorismo, ma le mafie in realtà hanno un impatto sulle nostre società molto molto maggiore. Alcuni esempi tra i più eclatanti: la questione dei rifiuti, di cui è stato, appunto, di cui è stato detto qualcosa questa mattina, lo studio di cui, appunto, parlava il professor Armao sull'incidenza dei tumori in Campania, proprio perché anni e anni di mala gestione di questi rifiuti ha portato proprio a delle epidemie, vengono proprio chiamate così, anche epidemie di malformazioni. Ci sono alcune zone della Campania in cui si registrano, no, dei tassi di bambini malformati altissimi. Oppure pensiamo, non lo so, alle costruzioni fatte col cemento depotenziato. In Italia noi abbiamo scuole, ospedali, anche tribunali inagibili, perché costruite, appunto, tramite appalti dati in mano, finiti, non dati, finiti in mano a organizzazioni mafiose, che poi per lucrare ulteriormente hanno utilizzato dei, diciamo, come dire, materiali non idonei. Allo stesso modo pensiamo a quello che succede sulle nostre tavole, che lì per anni abbiamo mangiato tutti tranquillamente la mozzarella di bufala. Appunto, noi come narcomafia dal 2001 che, diciamo, denunciamo la questione, no, campana, relativamente alle, oppure, non so, i pomodori di Pachino, quei pomodorini belli, ma noi abbiamo tutti, diciamo, una serie di, nella, diciamo, nella filiera, diciamo, agroalimentare, delle ripercussioni che, come dire, ci toccano, ci interessano. Quindi oggi, se bisogna occuparsi di mafia, lo dobbiamo fare semplicemente per una ragione anche molto, diciamo, utilitaristica, no? Quindi anche questa è la cosa che, diciamo, molto spesso io dico ai ragazzi. Cioè, io personalmente l'ho fatto per una, diciamo, scelta, chiamiamola etica, morale, perché, diciamo, credo in certi valori, eccetera. Ma chi, anche semplicemente chi non è, diciamo, spinto da questo moto, ha oggi buone ragioni per occuparsi delle organizzazioni criminali. Altro motivo per cui era nata questa rivista è nata per far capire che le mafie non sono un fenomeno geograficamente circoscritto, no? Anche questo è stato detto benissimo questa mattina. È vero che le mafie sono nate, no, in determinate regioni geografiche per i vari motivi che, appunto, come ha detto il professor Armao, non potremmo approfondire oggi, proprio perché necessiterebbero di altre, diciamo, di altri approfondimenti, però è anche vero che le mafie hanno sempre fatto affari ovunque. Tant'è che anche lì, già negli anni 90, quindi nei primi numeri della rivista, noi parlavamo di mafia al nord. Adesso non so se voi avete seguito il dibattito di questi ultimi mesi, ma sembra che la mafia, diciamo, al nord sia arrivata adesso, no? C'è stato lo scorso autunno questa grossa polemica, no, tra Saviano e Maroni. Maroni accusava Saviano di non sapere, no, rovinare l'immagine del nord, eccetera, eccetera, che peraltro è la classica, diciamo, obiezione che fa qualunque sindaco, anche del comune di 2000 abitanti, in cui viene scoperto un fatto di mafia, che dice: no, ma non bisogna parlare di mafia perché il nostro comune in realtà, eccetera, eccetera. E quindi, così facendo, diciamo, c'è stata una progressiva anche rimozione del fenomeno che oggi, diciamo, scontiamo tutti quanti. Comunque la mafia al nord c'è, esiste,
Noi, specie in questi ultimi anni, abbiamo prodotto moltissimi dossier, moltissimi approfondimenti sulla Lombardia, sull'Emilia-Romagna, qualcosa sul Piemonte anche. E la riflessione, diciamo, a cui siamo, diciamo, arrivati in, diciamo, appunto, proprio in quest'ultimo periodo, è che per anni si è parlato veramente a sproposito di presunti anticorpi che il Nord avrebbe avuto rispetto al Sud. E qui anche mi ricollego appunto al discorso fatto questa mattina dal professore, no? Per cui le mafie vanno studiate veramente tenendo conto di tutti gli aspetti. Io non so quanti di voi abbiano seguito, diciamo, le ultime vicende lombarde, ma lo scorso luglio c'è stata un'operazione molto importante denominata Il Crimine, un'operazione che è stata fatta tra Milano e Reggio Calabria, poi, diciamo, la parte milanese dell'inchiesta si chiama Infinito. Anche su questo c'è sempre un po' di confusione. Comunque, ed è un'inchiesta sconvolgente perché più di 300 persone sono state arrestate e adesso sono, diciamo, sotto processo, il processo inizierà l'11 maggio. E si è, diciamo, finalmente tolto definitivamente il velo sulla presenza dell'Ndrangheta al Nord. E come si è infiltrata l'Ndrangheta al Nord? Si è infiltrata con i meccanismi classici, no, di cui si parlava questa mattina. Protezione, intimidazione, controllo progressivo del territorio. E quindi noi abbiamo delle zone, diciamo, dell'interland milanese, che nulla hanno da invidiare, no, tra virgolette, ad alcuni paesi della Calabria, proprio perché lì c'è, diciamo, c'è stato un controllo del territorio totale. Questo come e perché è potuto avvenire? Anche qui i motivi sarebbero, diciamo, moltissimi, ma fondamentalmente sono, appunto, come si diceva, anche legati a una ragione di profitto puro e semplice, è un'esigenza di riciclaggio, no? Giusto per iniziare a toccare qualcuno degli argomenti di cui appunto adesso in questo workshop magari daremo delle indicazioni per poi approfondimenti successivi. Le organizzazioni criminali, come per esempio l'Ndrangheta, che al momento tra quelle italiane è in assoluto quella più potente e più pericolosa, traggono i loro profitti essenzialmente dal narcotraffico. In alcuni periodi c'è stata, diciamo, l'impressione che questi traffici fossero, diciamo, in diminuzione. In realtà non è così. Adesso ve lo semplifico molto, giusto per farvi capire, appunto, a grandi linee la dinamica come è andata. Ma di fatto, diciamo, l'Ndrangheta era un'organizzazione agropastorale, no? Abbastanza arcaica, che è proprio una semplificazione veramente terribile, giusto per entrare poi nel vivo, ma per darvi degli elementi a chi non li ha. Di fatto poi negli anni 70, con i sequestri di persona, che forse molti di voi, non so bene la vostra età, ma di sicuro qualcuno di voi ricorda quegli anni, no? Dei sequestri di persona, queste persone venivano poi portate spesso, no? In Aspromonte, in alcune grotte, cave, eccetera. Diciamo, questa organizzazione si è trovata con una grandissima liquidità e ha deciso poi di investire nel narcotraffico, che è stata, diciamo, l'attività principe per anni. Oltretutto, diciamo, l'Ndrangheta in questi anni ha lavorato in modo, diciamo, ottimale, proprio perché è sempre stata sotto traccia, no? Rispetto a Cosa Nostra, che invece ha avuto una certa esposizione per diversi motivi. L'Ndrangheta ha lavorato sempre, appunto, in secondo piano ed è riuscita quindi a fare affari in modo abbastanza indisturbato. Questa mole, diciamo, di denaro è andata, diciamo, reinvestita in qualche modo. Dove viene reinvestito il denaro? Allora, in una parte viene nascosta nei paradisi fiscali, ovviamente, un'altra parte invece entra nell'economia legale. Ci sono, diciamo, oggi anche dei, diciamo, teorici che sostengono che l'attuale crisi economica abbia anche una ragione d'essere proprio in virtù delle influenze che le organizzazioni criminali hanno esercitato, proprio perché, diciamo, in tempi di, diciamo, crisi incipienti, avere sul mercato dei competitor dotati di una liquidità enorme, no? Perché comunque
profitti del narcotraffico sono veramente notevoli, ha diciamo, contribuito a una comunque come dire, una corruzione, uno sbilanciamento della concorrenza, per cui se c'è l'appalto, no? Pensiamo appunto agli appalti di cui si parlava questa mattina durante la lezione, l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti. Ecco, ci può essere il caso in cui, come dire, la mafia fa l'offerta al ribasso perché il rifiuto poi non te lo va a smaltire, ok? Quindi dice sì, io ti faccio, non so, 0,50 al quintale invece che gli 0,80 perché tanto non lo vado a smaltire. Però ci sono anche casi in cui la mafia ti può dire se io ti faccio 0,50 e poi lo va veramente a smaltire il rifiuto, semplicemente perché ha bisogno di ripulire il suo denaro, quindi mette in conto di non guadagnare proprio quel margine che avrebbe voluto, ma di guadagnarci un po' di meno, ma intanto ha ripulito come dire, il suo introito. E questo accade per una serie incredibile di appalti, anche di appalti pubblici, motivo per cui appunto si riescono poi a infiltrare nella costruzione delle strade, delle scuole, degli ospedali, eccetera, proprio perché sono anche in grado, magari facendo anche lavoro a regola d'arte. Adesso io prima ho parlato appunto di strutture fatte col cemento depotenziato, ho parlato di autostrade con il manto appunto fatto in modo approssimativo, eccetera, ma c'è anche invece il caso in cui le organizzazioni criminali lavorano molto molto bene, proprio perché semplicemente hanno bisogno di ripulire. Anzi, tempo fa, proprio cercando di approfondire gli aspetti, no, di infiltrazione in Piemonte delle mafie, parlavo con un inquirente e mi diceva: guarda, noi abbiamo come dire, grandissime difficoltà oggi a fermare queste imprese perché sono le imprese che dal punto di vista del lavoro sono le più ineccepibili. Tu vai nei loro cantieri, tutti gli operai hanno le scarpe antifortunistiche, hanno l'elmetto, no, sono diciamo in regola perché non vogliono avere grane di altro tipo, quindi sono anche lì difficilmente attaccabili. Quindi adesso per concludere, così lascio poi insomma la parola anche a Tonio, magari entriamo poi nel vivo del dibattito. Quello che dobbiamo capire delle mafie oggi è che non sempre vuol dire la mafia corrisponde per forza di cose al degrado, anzi il problema è proprio qui, il problema è proprio qui. Un'inchiesta che appunto di cui vi avrebbe parlato approfonditamente Marco Nebbiolo, perché l'ha fatto direttamente lui, quando siamo andati appunto in Emilia Romagna a vedere come appunto si sviluppavano le infiltrazioni, specie nell'edilizia, lì cosa ci dicevano? Ci dicevano: ma questi signori portano i soldi, questi signori ci fanno le case belle, questi signori finanziano la festa del paese. No, quindi le mafie portano ricchezza. Come ha detto poi benissimo il professore Armao, di fatto no, è una ricchezza poi apparente, o meglio, una ricchezza che non sempre viene ridistribuita. Che non sempre viene ridistribuita. Purtroppo, però, ci sono invece anche casi in cui la mafia riesce a ridistribuire questa ricchezza quantomeno, no, in modo apparente, per cui ti vince l'appalto, non lo so, a Modena per costruirti, non so, l'ultimo centro commerciale, e in cambio dà anche un finanziamento al comune per la festa del paese, che so io, no? Quindi tu hai la percezione, no, di un benessere che però di fatto poi nel lungo periodo non ci sarà, perché queste, diciamo, aziende di stampo mafioso entrano con appunto capitali illeciti, a mano fanno morire le imprese locali, di chi invece, per dire, le tasse le paga regolarmente perché non ha modo, diciamo, di trasferire liquidità all'estero in paradisi fiscali e poi farle tornare. Quindi ci sono persone che hanno la loro azienda e che conducono con tutte, diciamo, le regole dello Stato italiano, e queste persone, diciamo, progressivamente si vedono così, si vedono espulse dall'economia legale, che invece viene appunto progressivamente, finisce nelle mani di queste organizzazioni. Mi fermo un attimo per non rubare troppo tempo, poi torniamo a parlarne. Io, prima di cominciare, oltre che dirvi buongiorno, vorrei invece fare con voi un minimo di ricordo,
anche questa mattina di Vittorio Arrigoni, che considero davvero un frammento di società civile che in una terra difficile, un contesto assolutamente difficile, come quello appunto israelo-palestinese, e ha, come dire, cercato di segnare un solco, di contribuire in qualche modo alla comprensione tra i popoli, facilitare il dialogo, l'incontro, mettendo a rischio continuamente anche la propria vita, no? Vittorio Arrigoni appunto come cooperante, oggi tutte le agenzie lo definiscono così, non so esattamente quale definizione potesse essere migliore, diciamo, per Vittorio Arrigoni, che ha appunto rimesso la vita. Certo è che è una persona che si è messa in gioco, non era stata in qualche modo coinvolta personalmente su una vicenda come era appunto quella del Medio Oriente, ma lasciando anche la propria il proprio contesto, la propria città, da Brianzolo, è andato a Gaza. Tra l'altro, durante i giorni dei bombardamenti, l'operazione Piombo Fuso era l'unica presenza italiana, almeno in quell'area, e ha garantito un'informazione attenta, sempre molto, molto, molto critica, ma un'informazione vista dal basso, come dire, dalla parte delle vittime, che non è quello che avviene comunemente. E, forse con le mafie non c'entra, io penso che ci siano invece delle contiguità molto forti, non soltanto col terrorismo, ma anche con i linguaggi, ad esempio, della guerra, no? Dell'istituzionalizzazione in qualche modo della violenza, e anche con gli interessi in ballo. Le mafie non sono mai estranee in qualche modo a questi profitti, e ovunque ci sia da trarre un profitto, le mafie non ci sono, ci sono già state in qualche modo, cioè sono presenti lì. Ecco, Vittorio Arrigoni in qualche modo rappresenta questo avamposto di società civile in una condizione civile, in una condizione difficile. Mi sembrava doveroso, ecco, aprire con questo pensiero a questa persona di 36 anni che è rimasta uccisa questa notte appunto a Gaza. Detto questo, come spesso avviene, voi se non l'avete sperimentato vi capiterà di sperimentarlo prima o poi, ascoltate coloro che parlano prima di voi e con una penna cominciate a cancellare uno degli argomenti che avreste dovuto affrontare, poi ne cancellate un altro e alla fine dice ok, hanno detto già tutto, perché davvero la relazione del professor Armao questa mattina è stata molto, molto densa, molto, molto ricca di riferimenti e di informazioni. E io allora a questo punto, facendo un po', vorrei soprattutto approfondire uno degli aspetti che mi pare fosse stato messo molto in evidenza sia dalla relazione di questa mattina che dalle note adesso di Manuela, è quella che con voce forte anche Don Luigi Ciotti nell'ultima edizione della giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia e dell'impegno che, come sapete, Libera così fa vivere ogni anno in un luogo diverso d'Italia e poi possibilmente in tutti i territori, diceva con una sorta di provocazione l'attenzione che dobbiamo avere alla mafia al di fuori della mafia. C'è una mafia al di fuori della mafia. E io penso che questa attenzione, per chi voglia affrontare seriamente non soltanto
con le informazioni, cioè con la conoscenza approfondita del fenomeno mafioso, che è essenziale per poterne parlare. Chiunque, voglio dire, voglia confrontarsi con questo tema, in maniera particolare direi oggi non può fare a meno di pensare ad una mafia al di fuori della mafia. Mi viene in mente immediatamente quella frase sul diario di Rita, di Rita Atria, no? Che dice: io che la mafia l'ho conosciuta da vicino, io che l'ho respirata, posso dire che ci illuderemo di sconfiggere la mafia fino a quando non avremo imparato a riconoscere e sconfiggere la mafia che è dentro di noi. E fare i conti con questa dimensione differente dall'organizzazione criminale, a mio avviso, è la prima operazione che possa in qualche modo sperare anche di creare anticorpi e ricacciare i tentacoli o le metastasi appunto delle mafie oggi. Riconoscere e sconfiggere, allontanare, no? La mafia che è dentro di noi. E da un punto di vista anche antropologico, probabilmente, se noi riusciamo in qualche modo ad analizzare i percorsi mafiosi, gli atteggiamenti mafiosi, il tipico, come dire, delle mafie, forse riconosciamo che, seppur non parte ciascuno di noi di un'organizzazione criminale, poi in qualche modo così flirta, in qualche modo ammette, tollera alcuni sistemi, anche nel proprio vissuto. Mi è rimasto particolarmente impresso in un corso d'aggiornamento dei docenti di un liceo di questa Italia, non vi dirò il nome della città neanche sotto tortura, insomma, a un certo punto dicevamo degli atteggiamenti mafiosi che appunto andavano dall'intimidazione all'uso della violenza, ma poi diventavano anche coercizione, autoritarismo, e ricatto, eccetera eccetera. Avevamo fatto un elenco preciso insieme con i docenti di questa cosa, e c'è stata una insegnante che mi ha atteso fuori dalla per dirmi: guardi, io la devo ringraziare particolarmente questa mattina, questa giornata, perché, dice, lei non si è accorto ma ci ha fatto una cortesia grandissima. Io la guardavo e non capivo, dice, perché lei ha descritto assolutamente in maniera fedele il nostro preside. E la cosa non mi meravigliava, non mi meraviglia più di tanto, perché probabilmente noi conviviamo con certe forme di mafia, o forse, per comprenderla meglio, di mafiosità che appunto sono presenti nei nostri atteggiamenti e che spesso, come dire, respiriamo anche attorno a noi. E ci sono una serie di verbali di interrogatorio molto, molto, molto interessanti di esponenti di spicco delle diverse famiglie mafiose, in cui si dice con molta chiarezza che alla fine dei conti il nostro numero, il numero degli affiliati, il numero dei militanti in qualche modo è esiguo rispetto alla popolazione, e che se noi dovessimo poter contare soltanto su quel numero di affiliati non avremmo alcuna possibilità, come dire, di successo. L'aspetto vincente delle mafie, e mi accorgo curando appunto la parte internazionale delle mafie, e meglio dell'antimafia, in giro per il mondo, che questo modello si riproduce, ovvero non si conta, la forza delle mafie non conta esclusivamente sulle persone che sono integrantes, che sono coinvolti a pieno titolo all'interno delle organizzazioni malavitose, quanto in quella fittissima rete di relazioni che ha una vasta gamma di gradazioni, ma comunque è appunto rete di relazioni che stabilisce appunto un rapporto con le mafie e che permette a quelle mafie di diffondersi, radicarsi e riprodursi.
sono relazioni esterne e sono relazioni di convenienza. Pensate soltanto alla, come dire, alla necessità di coloro che si candidano in un partito, in una competizione elettorale, di raccogliere consenso, e sono pressoché interessati quasi esclusivamente del consenso, appunto, che gli può rivenire dal popolo degli elettori. E nel momento in cui qualcuno ti assicura un pacchetto, appunto, di voti, appunto, di consenso, è chiaro che, capite perché diventa molto, molto difficile, ad esempio, anche in ambito politico, portare avanti, come dire, un discorso dell'antimafia. Tante volte in questi anni ci siamo sentiti ripetere a microfoni spenti che l'antimafia non paga, che l'antimafia non paga, che puntualmente anche coloro che avevano puntato sull'antimafia come tema centrale del proprio programma o delle proprie prospettive anche di impegno politico all'interno delle istituzioni, alla fine o è un numero esiguo e quindi non è destinato a non raccogliere consenso. E questo è un elemento di grande preoccupazione. Quindi un rapporto, una relazione esterna che è fatta di convenienza, e convenienza significa anche vantaggio economico. Guardate che questa capacità, come dire, di tollerare la presenza delle mafie in tutte le forme con cui si presenta è molto diffuso. Ho dimenticato di presentarmi, io sono all'interno dell'ufficio di presidenza di Libera il responsabile dell'area internazionale, con il proposito, appunto, di creare e costruire e stabilire delle reti di società civile, di organizzazioni di società civile in giro per il mondo. Ne abbiamo promossa una, appunto, a livello europeo, che si chiama FLAIR, come sapete, Freedom, Legality and Rights in Europe, che tra l'altro ha sede proprio qui a Torino per quanto riguarda, appunto, la sua direzione e segreteria, e ne stiamo costruendo, pensiamo quest'anno addirittura proprio di battezzarla in qualche modo, un'altra in America Latina. A me mi piace parlare attraverso aneddoti. Qualche tempo fa è arrivato l'addetto giustizia dell'ambasciata britannica a Roma e mi ha chiesto di tenere una conferenza ai funzionari dell'ambasciata, conferenza che avrebbe aperto anche al personale delle altre ambasciate europee presenti, appunto, in Italia, e semplicemente raccontando quello che Libera fa in Italia, come è riuscita in qualche modo a diffondere sul territorio non soltanto iniziative ed attività, ma possibilmente anche una sorta di cambio culturale rispetto, appunto, alle mafie. Parlare dell'antimafia sociale. Ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo incontrato il magistrato di collegamento, altre persone che erano particolarmente attente e che seguivano questi temi, e alla fine chiedevo: ma perché mi chiedete questa cosa? Perché? Qual è la necessità? E loro dicono: no, perché è importante per noi conoscere la vostra così esperienza. Alla fine però il magistrato di collegamento, in maniera molto più spontanea, mi ha detto: sa, noi abbiamo scoperto tempo fa, non è una grande scoperta, persino, appunto, Saviano ne parla nel libro, appunto, in Gomorra, che la Camorra ha investito molto in Scozia, ha investito in diversi settori, e dice la gente, l'opinione pubblica, no? La gente di questo sa, ma l'accetta. E stiamo parlando, scusatemi, non di Corleone, stiamo parlando della Scozia. Cioè la gente, gli abitanti di alcune cittadine scozzesi si sono visti a un certo punto, hanno trovato, come dire, il vantaggio di investimenti lucrosi dal punto di vista, appunto, economico, no? Siccome pecunia non olet, questa cosa l'accettano. C'è una mafia alla quale siamo abituati nei nostri stereotipi, se ne parlava, che è la mafia che semina morti, che fa stragi. E c'è una mafia che è molto più presente di quella oggi, molto più presente e molto più diffusa, no? E molto più abile per certi versi, che oggi fa affari in giro per il mondo.
E questo primo modello, come dire, di rapporto, di relazione esterna, che è fatto di convenienza, porta in qualche modo a tollerare, se non ad accettare, ad accogliere la presenza mafiosa, perché è una presenza che genera in qualche modo benessere, anche se poi sappiamo che è un benessere illusorio, che non è una ricchezza che viene distribuita ma viene concentrata, eccetera. La gente della Scozia questa cosa l'accetta. Allora dice: a noi interessa ascoltare la vostra esperienza, perché noi vogliamo coscientizzare, sensibilizzare, animare queste persone a rifiutare in qualche modo quella presenza e quel tipo di attività che si sta svolgendo in quel momento, in quel luogo. Una relazione quindi di convenienza, ma c'è anche una relazione che è fatta di soggezione, no? Le storie di mafia sono assolutamente, molto innervate appunto da questa sorta di autoritarismo che schiaccia, no? Che si fa forte della propria capacità di fuoco, di violenza, e quindi attraverso l'intimidazione e la minaccia e quant'altro riesce ad assoggettare una serie di un territorio e delle persone. C'è una relazione esterna che è fatta però di cultura mafiosa, in cui la mafia in qualche modo diventa un aspetto che caratterizza quel territorio e di cui si comprendono soltanto i benefici e non tante volte, no? Lei citava prima cardinali e politici degli anni 50, è vero, negavano esattamente l'esistenza, ci sono prove scritte, negavano esattamente l'esistenza della mafia, dicevano che la mafia era un'invenzione dei comunisti per gettare discredito sulla gente sana della Sicilia, no? In parte però è anche vero che mancava, forse proprio in quegli anni, una percezione chiara del fenomeno, cioè come dire, di mafia in quanto organizzazione criminale, cioè che fosse talmente dentro al tessuto, no? E forse anche alla tradizione, no? Per cui non si percepiva, come dire, tutto il maleficio, starei per dire, cioè tutto il male di cui in qualche modo quel tipo di discultura era portatore. Ma c'è un altro tipo di relazione esterna, scusatemi, che è fatta, ed è forse quella più diffusa, che è quella dell'indifferenza, in cui sì, la mafia esiste, ma a me non ne frega niente. La mafia esiste, però io che ci faccio, voglio dire, non è un aspetto che mi interessa, loro per la strada loro, io per la strada mia, insomma, in qualche modo, no? Io ho dimenticato, ho perso gli appunti arrivando qui, ma c'era una lettera bellissima con la quale avrei voluto concludere poi, che è una lettera di un poeta, uno scrittore, un giornalista messicano, al quale è stato ucciso il figlio, si chiama Javier Sicilia, proprio qualche giorno fa, in questi massacri continui che stanno avvenendo in Messico. Sono tornato dal Messico soltanto meno di un mese fa, ed è toccante la testimonianza di questo poeta che dice: questo è un paese in cui non si può più usare la poesia. E questo è un paese nel quale ha promesso a se stesso di non scrivere più poesie, no? E termina questa disamina nei confronti delle organizzazioni criminali, dei cartelli, dei narcotrafficanti operanti appunto in Messico, come abbiamo ascoltato, e dei governanti collusi e corrotti, con quella famosa poesia di Brecht, dice: questa è la mia ultima parola di poesia, e con quella famosa poesia di Brecht oggi hanno arrestato un comunista, ma io non sono comunista, poi sono venuti ad arrestare gli ebrei, ma io non sono ebreo, eccetera, e conclude: sono venuti ad arrestare me e non c'era nessuno a protestare. Ecco, io sono convinto che questa sorta di indifferenza, che mancanza proprio di senso civico e di responsabilità che abbiamo, che per molto tempo ad esempio il Nord ha avuto nei confronti del Sud, per cui la mafia è cosa altra da me, alla fine ci chiede il conto. E
lo anticipava Manuela, vale la pena appassionarsi, nel senso di conoscere, informarsi e dare il proprio contributo, non perché ci sia il rischio di essere coinvolti in qualche cosa, nel Messico questa cosa ormai si tocca con mano quotidianamente, ma di fatto le mafie oggi, senza uccidere, stanno condizionando la nostra vita quotidiana, stanno condizionando le nostre scelte, la nostra economia, la nostra informazione, la nostra politica, no? E la nostra indifferenza è il contributo migliore a che questo tipo di cultura non cultura, come dire, possa diffondersi, di fenomeno possa diffondersi. Altro tipo di relazione esterna chiaramente è quella fatta di complicità, no? Che non è il voltarsi dall'altra parte, no? È riconoscere in qualche modo la presenza mafiosa e ricavarne in qualche modo un vantaggio. E poi c'è la presenza della corruzione. Io l'altro giorno siamo stati a Vienna, perché Libera ha lo status consultivo presso le Nazioni Unite, e io ho contestato in qualche modo davanti al direttore, che adesso è un russo, il direttore della United Nations Drugs and Crime, no? Dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di questi temi, ho contestato il fatto che ci fossero due ambiti diversi anche a livello di coalizioni di ONG, di organizzazioni non governative, una che si occupasse del crimine organizzato, della lotta al crimine organizzato, e un'altra che si occupasse, si chiama con un termine brutto, UNCAC, United Nations Coalition Against Corruption, no? Quindi la coalizione di società civile contro la corruzione, che cerca in qualche modo, che fossero due ambiti completamente diversi, che peraltro non si parlano tra di loro. Quando oggi ormai è chiaro a tutti, no? Che nulla sarebbe possibile, non sarebbe stato, sarebbe oggi possibile alle mafie se non ci fosse la corruzione. Quando oggi in Italia la Corte dei Conti denuncia che l'ammontare, come dire, della corruzione arriva a 60 miliardi di euro, che significa 1.000 euro ciascuno in più, quindi possibilità di investimento, e quando l'opinione pubblica, la coscienza pubblica riuscirà a maturare, come dire, la convinzione che lottare contro la corruzione significa anche agire per il benessere anche sociale, perché quei fondi, quei soldi potrebbero essere investiti maggiormente e meglio, appunto, in altri ambiti della nostra. Ora, se, scusatemi, il panorama è questo, è chiaro a tutti che evidentemente la repressione non basta, che non, seppure costituisce un successo l'arresto di, per dirla giornalisticamente, dell'esponente di spicco della Sacra Corona Unita, dell'esponente di spicco del boss di Cosa Nostra, e le mafie hanno dimostrato già storicamente che capacità hanno di riprodursi, no, rigenerarsi anche in tempi da record. Non basta, non può bastare soltanto quel tipo di azione, di intervento, di investimento, no? Che davvero l'antimafia, quella che noi definiamo antimafia sociale, è molto più diffusa. Cioè, come dire, che investendo nelle politiche sociali, no? Si fa molto più antimafia, come dire, che non arrestando una sola persona. Proprio sono pronto a pagare per questa affermazione, nel senso che davvero c'è una possibilità e quindi anche capacità, se ci fossero i mezzi, gli strumenti e le risorse, di crescere come consapevolezza, responsabilità, cercando di diffondere, cercando di arginare ad esempio quella mentalità che dalla Chiesa definiva proprio molto bene, cioè delle mafie che concedono come favore ciò che lo Stato dovrebbe garantire come diritto, e quindi le politiche sociali diventano davvero un argine rispetto al diffondersi e al propagandarsi anche delle mafie da questo punto di vista. E allora, scusatemi, avere la consapevolezza che in questo tipo di impegno, come dire, non possiamo essere vincenti se percorriamo soltanto la strada della,
della repressione, e non possiamo neanche essere vincenti se percorriamo la strada del provincialismo. Io continuo a ritenere che ormai oggi in maniera particolare, anche nel passato, ma oggi in maniera particolare, il profilo, l'aspetto, il livello internazionale delle mafie non è un fatto accessorio, non è un appendice, ma è costitutivo delle organizzazioni criminali. Cioè oggi non vi può essere organizzazione criminale che non abbia un riferimento, un aggancio, un profilo appunto internazionale, perché come appunto è stato appena detto, rispetto anche agli anni passati, oggi noi definiamo la stragrande maggioranza, come dire, delle attività mafiose come traffici, e traffico è sempre attività che attraversa i confini. Traffico è sempre cooperazione e collaborazione, nel male se volete, ma tra organizzazioni che parlano lingue diverse ma che hanno il medesimo invece interesse. E quindi da questo punto di vista o noi riusciamo anche rispetto ai collegamenti ben oliati delle cooperazioni criminali a costituire in qualche modo delle collaborazioni, come dire, internazionali, no? Transnazionali rispetto a questo, oppure siamo perdenti. Il fatto che, sul piano semplicemente repressivo, il fatto che ci vogliano timbri e autorizzazioni perché un magistrato possa indagare su una persona appunto sospetta, indiziata o sul quale sta appunto svolgendo delle indagini, possa indagare in un altro paese, significa oggi in una società globalizzata e che ha favorito di gran lunga chiaramente le mafie, proprio con lo stesso fenomeno della globalizzazione. Oggi significa tutto questo, cioè i timbri, le cerelacche, le autorizzazioni, di cui le mafie evidentemente non hanno bisogno per mettere a segno le loro attività e trarre i loro profitti. E alla stessa maniera, non soltanto lo scambio di buone pratiche, ma anche, come dire, una prossimità che è fatta di solidarietà tra organizzazioni non governative, che è fatta di scambio di informazioni tra le università e tra coloro che, come dire, conoscono meglio il fenomeno. Io in America Latina spesso vado dicendo tenemos la mafia más antigua del mundo, però también tenemos la antimafia más antigua del mundo, no? Proprio perché abbiamo, questo è un fenomeno che appunto nasce in casa e cosa nostra, e che abbiamo imparato a conoscere, a decifrare, a decodificare. Forse possiamo, come dire, offrire anche un contributo alle altre mafie che parlano, ripeto, altre lingue. E oggi intervenire in Messico, in Colombia, in Guatemala, no? Significa non soltanto sostenere il percorso di società civili, organizzazioni non governative o gente che lavora con i ragazzi di strada o con l'assistenza alle vittime o nel campo della memoria o nel fatto educativo, quindi in quell'antimafia sociale che si va riscoprendo e sostenendo anche in quei territori, non significa soltanto fare un favore a loro, significa inevitabilmente fare un favore anche a noi stessi in qualche modo, proprio perché c'è questa interconnessione talmente profonda tra le mafie stesse. Tra le cose più interessanti, prima il professor Armao faceva riferimento, tra le cose più interessanti che andiamo scoprendo ad esempio in Messico, in alcune zone particolarmente calde come Ciudad Juárez, ci sono gli ex pandilleros, le pandillas appunto sono quei clan, le gang di cui si parlava, le bande giovanili in qualche modo, no? E abbiamo scoperto persone giovani che facevano parte di una banda di 26 elementi in cui i superstiti sono tre, e i tre, dopo che sono guardati reciprocamente, hanno deciso di mettere in piedi un'organizzazione, un'associazione che, conoscendo dall'interno i codici delle pandillas, appunto, di queste bande, stanno cercando di come dire, fare tutta un'azione di recupero, di assistenza, di
offrire un'alternativa che sia credibile. Una delle iniziative che ci apprestiamo, tra l'altro speriamo che il progetto possa avere il sostegno necessario, proprio perché la cultura giovanile in molti barrios, in molti quartieri del Messico è sostenuta dai narcocorridos, noi stiamo cercando di varare i justo corridos, no? Quindi una cultura musicale, un gusto musicale che vada esattamente nella direzione opposta, ma che sappia ugualmente riempire la vita di queste persone. Così come diventa, come dire, davvero deprimente nei quartieri periferici marginali di Bogotà trovare ancora le bancarelle con i video e le canzoni che esaltano le imprese di Pablo Escobar, del quale si dice che è uno che si è fatto dal niente, che si è costruito da solo, che ha raggiunto il successo, che ha mostrato tutta la sua genialità nel male, quindi viene esaltato come un modello. E vado avanti quindi velocemente, scusatemi, è un potere economico, è stato già detto, è stato già ripetuto. Io non so se noi ne abbiamo esattamente l'idea però di quello che significa, no? Professor Armao sì, ma non, qualche magistrato mi rimprovera che io ripeta le cifre che ha dato il Presidente della Commissione parlamentare antimafia perché non sembrano corrispondere insomma al vero, anche perché è difficile come dire come dato da reperire. Però di fatto lui dice che le tre più grosse organizzazioni criminali italiane hanno un fatturato, tra virgolette, annuo che ammonta a 120-150 miliardi di euro in un anno. Non so se... cioè, è la prima impresa italiana, no? E in un libro che l'edizione Gruppo Abele pubblicherà a breve, che in Messico ha avuto abbastanza successo, che si chiama Contatto in Italia, Cinzia Rodriguez racconta appunto tutti i contatti che ci sono e ci sono stati tra l'Andrangheta e los Zetas, che è una delle più grosse organizzazioni criminali dei cartelli appunto messicani. C'è un episodio che a me lascia parecchio, dice a un certo punto, c'è un'intercettazione telefonica tra due appartenenti alla stessa appunto organizzazione dello Zetas e dice bisogna fare presto perché i topi si stanno mangiando i soldi, los ratones stanno comiendo la plata, il dinero. E la DIA americana che intercetta la telefonata immagina la metafora di una banda rivale o di qualcuno che non è stato ai patti, che in maniera dispregiativa viene definito come topi e che si sono intascati, imboscati in qualche modo dei soldi. Fanno un'irruzione nel luogo in cui, che veniva indicato da questa intercettazione e in un bosco, in una foresta, in questo capannone, si ritrovano di fronte ad una come dire, scena che mai più avrebbero immaginato. Dei veri e propri imballaggi, delle balle di dollari accatastati uno sopra l'altro, dove i topi erano davvero dei topi che costituivano un rischio. Quindi le nuove mafie, queste mafie potenti, economicamente molto potenti, hanno un'unica necessità impellente oggi, che va nella direzione esattamente opposta di tutti gli altri attori economici, è che è quella di spendere quanto prima e quanto meglio questi denari. E quindi, arrivando in Argentina, dove appunto ci sono molte organizzazioni in contatto con Libera, con cui stiamo cooperando, presentandoci all'ambasciatore italiano, l'ambasciatore italiano dice: bene, d'ora in poi il vostro interlocutore sarà il generale, nome e cognome, che è di stanza presso l'ambasciata. Dico: un generale? Corro a conoscerlo, ed era un generale della Guardia di Finanza. E lui mi dice, e dico: ma che ci fa qui il massimo livello di un istituto di polizia, insomma? E dice: perché tutti sono molto preoccupati di incrociare le mafie nei traffici illeciti, no? Tradizionali, soprattutto quello appunto di sostanze stupefacenti, e non si rendono conto invece che oggi l'attività più
frequente e più cospicua delle mafie è quello del riciclaggio di denaro sporco. In una situazione, in un contesto come quello argentino, che per tre quarti è fatto appunto di discendenti di italiani e che nel 2001, come ricorderete, ha avuto un tracollo finanziario terribile, si sono aperti spazi di investimento che permettono ad organizzazioni criminali italiane di annettersi pezzi di mercato, no? Veri e propri aziende, industrie, eccetera. E quindi dice... io cerco di seguire, come diceva Falcone, il fiuto dei soldi per cercare di capire e di intercettare la presenza delle mafie. Ma proprio questo fiuto dei soldi rende oggi, ancora una volta, tollerata quella presenza. Ho sentito discorsi fare in alcuni corridoi che contano, in cui si dice sì, è vero che le mafie chiedono, fanno attività estorsiva, chiedono il pizzo, no? Ma poi con quei soldi che ne fanno? Prima o poi dovranno spenderli e quindi casomai andranno a comprarsi il caffè proprio in quel bar da cui hanno preso il pizzo. Per cui, ricordate quello spot televisivo in cui c'era quel signore con la borsa che andava a fare la spesa, tutti lo incrociavano e dicevano grazie, grazie, grazie. E il claim era l'economia gira, fai girare l'economia. E quindi di fronte ad una prospettiva di questo genere, no, di un'ideologia del mercato che tollera la mafia, e Provenzano non è più un criminale, ma può essere un competitor, no? Cioè un altro. E quando un ministro di un governo italiano arriva a dire che con la mafia bisogna convivere, e lo fa perché alcuni magistrati gli hanno portato un'intercettazione telefonica del clan Caruana Contrera, che dal Canada si era assicurato che si poteva, come dire, aggiudicarsi l'appalto e la progettazione del ponte sullo stretto, e invece che rigettare immediatamente questa ipotesi, quel ministro dice con la mafia dobbiamo convivere. Capite che noi andiamo verso una cultura che, come dire, arriva a tollerare, ad accettare, ad accogliere le mafie. Avrei voluto spendere ancora qualche parola sull'informazione, ma Manuela ha già detto ed è chiaramente molto disponibile anche a rispondere alle vostre domande. Semplicemente concludo dicendo davvero che oggi, come dire, ciascuno di noi è coinvolto ed è chiamato a dare il proprio contributo in termini di intanto informazione e conoscenza del fenomeno mafioso e conoscenza della mafia che è dentro di sé, e nello stesso tempo però con un senso di responsabilità civica, ciascuno a rimboccarsi le maniche ed offrire molto concretamente il proprio contributo in questa sorta di antimafia sociale di cui vi ho detto. Grazie. Allora, è 1:30, quindi i tempi, diciamo, iniziano a stringere. Se ci sono delle domande, il microfono c'è, se no si sente anche, credo. Posso provare, ma comincio con una battuta sui due interventi e poi provo a darle una risposta, perché appunto le mie considerazioni le ho fatte prima, ma gli studenti che partecipano ai miei corsi, in genere alla fine dei corsi mi fanno osservare che li ho depressi abbondantemente con le mie analisi sulla mafia, la criminalità, eccetera. Devo dire però che i vostri interventi hanno depresso me, che dovrei già essere abituato a questo tipo di argomenti, perché l'impressione è effettivamente che questa benedetta zona grigia, cioè questo confine tra ciò che è legale e ciò che è illegale, praticamente non esista più, e che quindi diventi sempre più difficile
capire molto banalmente cosa è bene e cosa non è bene. E io prima, parlando con alcuni di voi, discutendo con alcuni di voi, dicevo, ma in realtà da ricercatore forse l'argomento oggi più rilevante sarebbe cercare di capire che cosa sta succedendo alle democrazie, perché noi siamo abituati a pensare che quella mafia, le mafie siano un problema del sottosviluppo, e non è vero, e quello che è stato detto sinora ne è una dimostrazione. Siamo abituati a pensare che la mafia e le mafie siano un fenomeno residuale, non è un fenomeno residuale, è un fenomeno assolutamente globale, massiccio, eccetera. Ma questo ci dice anche qualcosa, ci dice che a partire dal centro, cioè a partire dall'Europa, a partire dagli stati cosiddetti democratici, sviluppati, eccetera, esistono una serie di problemi. Il primo problema, detto in termini molto banali, è il rapporto tra mercato e politica. Cioè non esiste più questo confine, nel senso che il mercato si è ormai impadronito anche della sfera politica, per cui le logiche di mercato prevalgono sulle logiche politiche. Nella mia relazione oggi ho fatto riferimento alla privatizzazione dell'apparato militare, per esempio negli Stati Uniti, alla privatizzazione del Dipartimento di Stato. Sono tutti esempi di una logica di mercato che entra in quella che dovrebbe essere la logica politica, cioè le opportunità economiche in senso lato rispetto a quelli che sono i diritti sociali, politici, eccetera, che non, sia chiaro, non sono stati istituiti per creare direttamente ricchezza, ma perché creare una certa cultura che dovrebbe favorire anche. Si è sempre detto, i nostri colleghi economisti hanno sempre detto, che democrazia e capitalismo sono necessariamente, non soltanto compatibili, ma sono necessari l'uno all'altro. Io comincio a dubitare di questa affermazione. Esiste un problema, un secondo problema. Se già non si capisce più bene qual è il confine tra mercato e politica, allora diventa problematico anche capire qual è in realtà il livello di prestazioni delle moderne democrazie. Cioè, uno dei problemi cruciali oggi è prendere atto, lo dico provocatoriamente, così come provocatoria è stata la sua affermazione, che le democrazie si sono rivelate fallimentari nella selezione dell'élite. Le democrazie si stanno rivelando fallimentari nella selezione delle élite politiche, perché non riescono a selezionare i migliori, ma, e si sta vedendo in tantissime realtà diverse, finiscono per selezionare i peggiori. E l'ultimo problema, che è emerso in modo, secondo me, evidente da entrambi gli interventi, è che l'altro confine che non si riesce più a tracciare è tra bene collettivo e bene privato. Cioè si sta disfacendo, ma ripeto, anche nei nostri paesi, che dovrebbero essere quelli a più lunga tradizione democratica, la cultura civica. Quindi l'altro grossissimo problema sarebbe ridefinire la cultura civica e cercare di capire se in che termini la sopravvivenza delle democrazie è compatibile con un tipo di mentalità, con un tipo di atteggiamento che invece è fatto di collusioni, di connivenze, di vivi e lasciar vivere, eccetera. Tutto questo però potrebbe dare l'impressione che appunto a questo punto la democrazia, i diritti, eccetera, siano diventati un ostacolo, cioè siano il problema, non la soluzione, che mi sembrava un po', come dire, l'input della sua provocazione. Beh, non è così. Le democrazie sono state storicamente un punto di arrivo fondamentale e necessario di un lunghissimo processo di evoluzione di sistemi politici che hanno visto morte e distruzione, che hanno visto decine e decine di guerre, rivoluzioni, guerriglie. Si è arrivati alla democrazia perché si riteneva che fosse la soluzione migliore, proprio perché la democrazia, come avrebbe detto Bobbio, come diceva Bobbio, è potere pubblico in pubblico, ma attenzione, è essenzialmente un modo non violento di governare. Allora, da dove bisogna ripartire? Proprio, secondo me, dal rapporto violenza-non violenza.
Allora, il mondo, la realtà che abbiamo descritto stamattina, che è venuta emersa oggi, è un mondo, sì, di denaro, tanto denaro, di arricchimento, di convenienze più o meno lecite, ma attenzione, non dimentichiamoci mai che alla base di questo denaro c'è violenza e morte. Io oramai nelle mie lezioni parlo addirittura di economia globale omicidiaria. Andate a vedere da dove arrivano i soldi di questi gruppi. Arrivano dal traffico di droga, e il traffico di droga vuol dire morte, traffico di armi, vuol dire morte, traffico di esseri umani, schiavi, è un'economia destinata comunque a corrodere e corrompere dall'interno i sistemi politici, economici e democratici. Questo tipo di prospettiva è inevitabilmente destinata a produrre l'implosione e la distruzione del sistema. Cioè non possiamo ai politici, agli economisti, perché ci sono anche gli economisti che dicono appunto una volta che il denaro è riciclato, ripulito, qual è il problema? Questi attori fanno circolare ricchezza, fanno circolare denaro, fanno circolare... Beh, non so quanto possa durare questo sistema, perché comunque è un sistema destinato a implodere, perché è basato essenzialmente sulla distruzione di risorse. Non c'è nessuno, niente di produttivo in questa... in questo tipo di economia mafiosa. Allora, per rispondere alla sua provocazione, forse effettivamente chi difende la democrazia, chi difende la cultura dei diritti rispetto alla cultura dei favori, eccetera, oramai è sempre percepito come, oramai più come un rompiscatole, nella migliore delle ipotesi, o come un ostacolo all'affermazione, ma è tutto quello che abbiamo. Cioè, l'unica cosa che possiamo fare è esattamente cercare di tracciare questo confine che ancora esiste e dire beh, al di sotto di questo no, cioè rivendicare la cultura dei diritti contro la cultura dei favori, tracciare il più possibile i confini di questa zona grigia che è estremamente, ripeto, difficile. Io ho avuto negli anni scorsi polemica a non finire con i colleghi storici che si occupano di criminalità organizzata che mi dicono ma tu parli di zona grigia, la zona grigia storicamente non esiste, non è definibile. Dico, vabbè, però chi vive in zona di mafia la vede, la percepisce, e quindi il problema di noi studiosi è quella di dare dei contorni. Sono due citazioni che non manco mai di fare perché possono essere utili alla riflessione e anche in qualche modo rispondere alla provocazione. La definizione di legalità che io ho trovato finora più calzante, Libera e molto impegnata in questi percorsi di educazione alla legalità democratica, aggiungiamo sempre noi, è quella di, non uno studioso ma uno scrittore, Henry De Luca, che dice che la legalità è il patto di lealtà che l'individuo stipula con la comunità a cui sente di appartenere. E quindi un patto di lealtà. E nell'esperienza, proprio io sono un artigiano, non ho fatto studi particolari, però... sono stato in carcere per un po' di tempo, in uno dei carceri, supercarceri di Trani, a fare il cappellano e cercando di... sì, come cappellano appunto, scusate, ho visto che ci sono alcuni che... perché sono un prete. E nel carcere di Trani a cercare di capire anche i codici... In molte storie di giovani, di ragazzi, che a scuola erano assolutamente ribelli, rifrattari, eccetera, per cui tu dicevi, no, questo proprio, le regole... poi entrano in organizzazioni, no, criminali che di regole ne hanno di più rigidi e che prevedono sanzioni anche molto più severe e le rispettano, e come se le rispettano. Allora evidentemente il problema non è questo, il problema è dell'appeal, se volete, che la comunità a cui io appartengo riesce a suscitare in me, quanto io mi senta parte di quella comunità. E qua potrei raccontarvi una serie di storie di malavita che nascono appunto da un rapporto infranto, no, con la comunità dello Stato. E l'altra citazione che, ripeto, non manco di fare è quella di Don Milani, quando appunto scrivendo la lettera ai giudici, perché prima processato e poi condannato persino dopo la morte per apologia di reato, e il reato era l'istigazione all'obiezione di coscienza, bene, lui scrive: per me è infamante questa accusa, io che ho sempre insegnato i miei alunni
a rispettare scrupolosamente tutte le leggi giuste. Apre una parentesi e dice: sono giuste tutte le leggi che difendono i deboli e non i privilegi dei ricchi. Chiude la parentesi. E nello stesso tempo ho insegnato però a contribuire a cambiare le leggi che giuste non sono. Quindi non, come dire, un rispetto selettivo delle leggi, ma un impegno nel cambiare le leggi che giuste non sono, no? Ecco, se noi ci mettessimo in questa prospettiva, e a mio avviso educazione alla legalità, ripeto, anche nell'esperienza che Libera va facendo nelle scuole e nell'extrascuola, insomma, rispetto all'educazione alla legalità, se è questa educazione alla partecipazione alla cittadinanza, questa è la forma più alta e io ho la presunzione di dire più efficace di antimafia che oggi noi possiamo costruire. Anch'io aggiungo una cosa, appunto la tua domanda era provocatoria e appunto il professor Armao ha risposto in modo estremamente raffinato, io sarò un po' più tranchant, ma cioè, la prospettiva, no, che tu prefiguri è poi quella del ritorno alla giungla, no? È quella del mondo, diciamo, all'inizio magari siamo ancora i servi e i padroni, se ci va bene, ma poi è la giungla più totale, nel senso che se non c'è più nessuna regola, se, come dire, l'unica cosa che vale è quella di chi ha soldi, no? Quella è la prospettiva. Ma questo perché? Perché, come ha detto benissimo il professor Armao, cioè dentro il potere delle mafie c'è questa componente di violenza che è proprio, come dire, ineluttabile. Come narcomafia, no, quello che abbiamo detto per anni è che appunto tutti i giornali usavano l'espressione di mafia finanziaria, le mafie sono nate al sud, al nord fanno affari, riciclano, eccetera. Non è vero, al nord le mafie sparano. Cioè ci sono anche i morti in Piemonte, in Lombardia, ci sono le guerre di mafia, cioè in Lombardia veramente è successo di tutto. E anche lì quando si dice vabbè tanto al massimo si ammazzano tra di loro, no, perché quando ci si ammazza, è vero, le bande si ammazzano tra di loro, ma tra i due clan poi c'è uno che esce vincitore, che quindi riafferma il suo potere, avrà più potere, più occasioni di fare affari, eccetera eccetera. Okay, quindi è una questione, diciamo, di regole della convivenza, che appunto il professor Armao ha spiegato in maniera, diciamo, appunto estremamente chiara, ma è poi proprio un problema di tenuta democratica, se riteniamo la democrazia ancora un valore. Poi possiamo discutere su questo, ma siccome funziona stavolta. Okay. Allora, l'antimafia sociale, per carità, è un valore, però io vengo alla terra dell'antimafia perché sono siciliana. Nella mia terra antimafia ha avuto grandissimi esponenti, Peppino Impastato, Placido Rizzotto, tanti altri, però alla fin fine l'antimafia sociale o le associazioni che si contrastano la mafia, come anche in questo momento quelle nascono nuove, tipo Addio Pizzo, penso che la conoscerete, che è un'associazione di giovani, però poi alla fin fine quando lo Stato lascia soli e basta, si muore e basta. E non si conclude niente, perché comunque è anche una terra di martiri, quindi è importante affermare il valore dello Stato, prima di tutto nella lotta alla mafia e alla criminalità. L'associazionismo può creare tipo una rete di conoscenza, però è lo Stato che deve avere l'importanza maggiore nella lotta contro la mafia. Basta. Io l'accetterei più come una considerazione che come una domanda, nel senso che siamo assolutamente d'accordo con questo. Per fortuna non sempre si muore intanto, e questo è già, ci dà un minimo di respiro. Però quando parlavo appunto di politiche sociali che possono costituire la risposta migliore che lo Stato può dare, non soltanto in alcuni contesti, ma davvero dappertutto, no? Con tutte le differenziazioni di questo mondo. Se volete, nel quartiere Zen a Palermo c'è Rashid Berradi, che è un marocchino che è arrivato tanti anni fa in Italia, è stato campione olimpionico di maratona con i colori azzurri, lì, cioè, gli immigrati. Come nel calcio, no? Non sono poi così negativi, no? Così brutti, sporchi e cattivi, no? E beh, insomma, lui ha messo su come si chiama, una cosa di atletica,
che fa un'organizzazione che avvia di avviamento allo sport degli stessi ragazzi, voglio dire, no? E molto spesso lo fa senza appoggio dello, se riuscisse, come dire, ad essere riconosciuto e sostenuto da questo punto di vista, è chiaro che l'effetto sarebbe molto più ampio. È quello che non soltanto dobbiamo auspicarci, no? Auspicare, ma con il quale, quando prima parlavo di partecipazione e di contributo a far leggi più giuste, esattamente questo, cioè si fa antimafia anche quando, scusatemi, si va a votare, come dire, no? Quindi, Beh, parlo forte. È un microfono selettivo, con alcuni funziona, con altri no. Un attimo a partire, secondo me. Così? Allora, io sono una signora di 45 anni, quindi non giovanissima. Ho apprezzato molto la provocazione del... stato tu? No? Vabbè, comunque del ragazzo che l'ha fatto. Volevo fare un'altra domanda provocatoria nei confronti della signorina. Non sono molto d'accordo sul fatto che lo Stato, e solo lo Stato, deve comunque dire, lo Stato ci abbandona, quindi noi cosa possiamo fare? Secondo me noi possiamo fare molto per comunque cercare di almeno provocare una situazione di stallo che c'è attualmente. Cosa facciamo noi? Io sono siciliana, sono venuta qua a Torino giovanissima, sono riandata a Palermo e in altre città della Sicilia, e la cosa che noto quando parlo con i giovani, quando parlo con i ragazzi, quando parlo con le persone un po' anziane, che non c'è mai la cosa posso fare io nel mio piccolo tutti i giorni. Perché è molto semplice dire sempre lo Stato, io sono d'accordo che deve essere lo Stato, però faccio un'altra domanda, come possiamo cambiare le cose quando quelli che definiscono quella che lei definisce la linea grigia, e io sono molto ignorante, quindi, però come facciamo a far sì che quelli che fanno le leggi sono i veri corrotti, e quindi quelli che fanno i controlli, i controllori sono quelli che poi sono i veri corruttori, perché... Nell'ambito, io lavoro in un ambito privato, però è molto vero che tu puoi comunque fare ed essere la persona che in qualche maniera si ribella, però non sei minimamente tutelata. Nel momento in cui tu ti ribelli, tu dici no, le cose che vengono fatte sono, cosa sono? Il mobbing, vieni isolata. E comunque le tue idee vieni fatta passare quasi per pazza. Scusatemi questo termine, ma è così. Allora, a questo punto, ci sono delle cose, a me succede di sentire anche congressi e quant'altro, e scusatemi, ma alle volte proprio le persone che fanno i congressi sono proprio le persone, adesso parlo in generale, scusatemi, non voglio offendere nessuno, non conosco, però sono proprio poi quelle persone che negli ambiti sociali sono i corruttori, e me ne prendo tutte le... in tutti i livelli. Allora, mi va bene tutto un discorso generale, però poi nella vita di tutti i giorni, la singola persona è lasciata sola, perché comunque se parli, adesso facciamo l'esempio della Fiat, cioè i sindacati cosa hanno fatto? Poco, e mi prendo la responsabilità della cosa, perché comunque lo Stato cosa ha fatto? Poche cose, perché secondo me certe decisioni erano già scritte, se uno ha un minimo di coscienza. Comunque il discorso è... Faccio un esempio molto semplice, così non ci... No, però è 1995, Libera raccoglie 1 milione di firme, non lo faccio per mettere in vetrina l'associazione, ma per usare un argomento che conosco, insomma. 1 milione di firme per proporre al Parlamento l'uso sociale dei beni confiscati, secondo quello che era stato la previsione, come dire, di Pio La Torre, no? Che ci ha rimesso anche la vita. Non ci siamo limitati a far approvare quella legge, ma poi abbiamo, e quindi voglio dire, c'è stata un'interlocuzione e una
coazione, come si dice, con le istituzioni, senza le quali non sarebbe stato possibile, come dire, ottenere quel risultato, ma nello stesso tempo abbiamo continuato da quel momento in poi a seguire il corretto funzionamento di quella legge, l'implementazione. Se non ci fossero state le cooperative, prima veniva citata Cascina Caccia come un esempio, cioè, se non ci fossero state le cooperative, se non ci fosse stato, come dire, il fiato sul collo degli enti locali che sono i destinatari dei beni confiscati perché lo riutilizzino, i corsi di formazione per abilitare appunto ad intercettare i beni stessi e a metterli a frutto e così via, probabilmente non quella legge sarebbe rimasta senza implementazione. Per cui in questo io ritengo che ci sia una sana cooperazione tra istituzioni e società civile, no? Nel riuscire in qualche modo ad intuire i passaggi e le prospettive, ma nello stesso tempo anche ad essere efficaci sul territorio. Certo, ci fosse un investimento maggiore, non lo dico soltanto in termini economici, proprio in termini di convinzione da parte delle istituzioni che noi in genere definiamo appunto come Stato, la cosa sarebbe molto molto diversa. Però quello mi sembra un ottimo paradigma per dire quel che può essere la strada da percorrere. Peraltro ho fatto un esempio che va a toccare, non è solo l'unica dimensione di quella legge, però va a toccare comunque l'aspetto economico appunto dell'agire mafioso che oggi ancora di più si rivela appunto centrale, come abbiamo detto. Dobbiamo chiudere perché vabbè, zoom. Dobbiamo chiudere però, Voglio fare una domanda solo all'annuncio, perché sia importante. Lo dico al microfono così sentono tutti. Nel 93, quando Giancarlo Caselli andò a Palermo, disse: loro sono morti perché noi non siamo stati abbastanza vivi, parlando di Falcone e Borsellino. Io, con le dovute differenze, mi assumo la responsabilità di dire oggi Vittorio Arrigoni è morto perché noi non siamo stati abbastanza vivi. Una serie di associazioni questa sera, lo dico con profondo rammarico, con profonda tristezza, perché è l'ennesima dimostrazione che si arriva lunghi il giorno dopo. Una serie di associazioni questa sera promuove in Piazza Castello davanti alla prefettura un presidio in cui verranno fatte delle letture degli articoli di Vittorio, ci sarà della musica, non ci saranno interventi, i ragazzi del campus che sono qua presenti portano addosso il segno del lutto simbolicamente per ricordare Vittorio. Io e sono arrivato in corsa stamattina, ero a scuola anch'io perché faccio parte di Libera e quindi credo di aver discusso anche di queste cose con degli studenti a poche centinaia di metri da qua. Credo che sia importante concludere anche invitando alla partecipazione di questa sera, e forse anche una risposta a quello che può fare lo Stato. Lo Stato sono quei 60 milioni di abitanti a cui il comma 2 dell'articolo 1 della Costituzione affida la sovranità nei limiti e nelle forme della Costituzione. Alle 19:30 in Piazza Castello per ricordare Vittorio Arrigoni. Restiamo umani. Grazie.